Siamo nel quartiere Archi, Reggio Calabria, in particolare il CEP, che è un agglomerato un po' triste di case popolari. Siamo in una piazzetta con un simbolo religioso che adesso vedremo. Qui si riunivano i cosiddetti gruppi di fuoco, i killer, gli sparatori durante le grandi guerre di mafia degli anni 80, che determinarono queste guerre più di 600-700 morti e dalle quali maturò la nuova Pax Mafiosa e la spartizione tra i vari clan che determinò una svolta a Reggio Calabria e questa pace che con un nuovo assetto dei gruppi mafiosi. Vediamo insieme questa piazzetta, facciamo appunto il Cristo che ritroviamo qua, che è il punto di riferimento, e vediamo un po' lo stile delle case popolari, molto un'architettura anni 50 molto povera, e da qui appunto qui si riunivano proprio questi gruppi e decidevano le strategie omicide, e ricordiamo che in quegli anni morirono 700 persone circa. Proseguiamo con un giro del quartiere. Ecco qua, siamo sempre nel quartiere CEP, vedete le case popolari. E qui risiede ancora un pezzo, giusto, un pezzo di clan ancora, no? E l'altro pezzo, quello più borghese, dove vive più o meno? In centro. Sì, molti abitano in centro. Qual è il liceo classico più importante di Reggio? Uno solo, il liceo classico Tommaso Campanella. Della borghesia di Reggio, era almeno, Sì. Anche i figli di Don Paolo De Stefano hanno studiato al liceo classico. Anche Peppe De Stefano, che per sentenze il capocrimine dell'andrangheta di Reggio Calabria, ha studiato al liceo classico. Cosa si può dire, Alessia, di questa chiesa? È stato sempre un punto di riferimento storico, come un confine. Dalla chiesa in poi, fino a qualche anno fa, qui non si poteva neanche entrare. Questo era un quartiere militarizzato. Dall'85 al 91 si sparava per strada in questa città. Ufficialmente ci sono 700 vittime di quella guerra. Probabilmente ne dobbiamo contare molte di più. Adesso è un quartiere come tanti, una periferia come tanti, brutta, degradata, senza servizi, senza cura, senza progetto, senza luoghi di aggregazione. Sono case dormitorio, case bunker. Buongiorno, qui siamo nella strada che costeggia la chiesa che abbiamo visto. Vediamo l'insegna del bar, il bar dei Tegano, Romeo. Già i cognomi dicono tutto. Chi sono? Alessia? Il clan Tegano è uno dei clan più importanti di Reggio Calabria e provincia. Non ci sono dati giudiziari su questo bar che. Come? Sono l'insegna, non può. Sì. No, così giro la città, perché? Se vuoi dirci qualcosa, volevo fare un'inchiesta sul quartiere. Scusa, ma. Siccome già si sentono troppe cose, non volevamo, tipo, non è qualcosa di cosa si No, tratta. no, sto facendo un racconto sull'edilizia popolare, eccetera, però io non ho ripreso niente, quindi. Il ragazzo era preoccupato di cosa? Che parlassimo di cosa? Presumibilmente era preoccupato che ricollegassimo questo bar al clan Tegano. Non ci sono inchieste che ricolleghino direttamente questo bar alla proprietà del clan Tegano. È un punto di riferimento nel quartiere Archi, anche perché è uno dei pochi bar. Siamo ad Archi. Quartiere nella strada principale, Via Nazionale, mi pare si chiami. Il signore qui del negozio che vedete di cosa non ha voluto parlare, non ha voluto dichiarare, però ci ha detto che off the records, che i De Stefano sono tranquilli, clienti molto tranquilli e molto, molto rispettosi. Qui il quartiere, com'è? Come si vive? Come si vede gli altri bar? Tanto bene no. Perché? C'è l'ambiente quello. Cioè?
non meglio non sbilanciamo. C'è, quando c'è crisi per tutti. La crisi economica? Lei è disoccupato? Sì. No, sono pensionato. Pensionato. Quando non si lavora, c'è crisi. E com'è il clima della gente che gira? La gente è buona. Tutto sta il lavoro. Non c'è il lavoro. Senta, mai sentito parlare dei De Stefano? No, io sono stato sempre di fuori. Ma sa chi sono? Mi hanno detto che vivono qua vicino, l'edicolante. No, sinceramente no, perché sono rientrato, ho vissuto a Perugia io. Allora, com'è questo quartiere? Come si vive? Povertà, com'è lo stile di vita? È uno dei quartieri più poveri di Reggio Calabria, è uno dei quartieri più poveri. Nel senso che c'è molta gente che purtroppo non ha il lavoro. Il livello le istituzioni si ricordano di voi? Le istituzioni, diciamo, noi qua abbiamo avuto delle istituzioni che non sono proprio ricordate in queste zone. Adesso speriamo che cambierà qualcosa con la nuova amministrazione. Falcomatà. Sì, con Falcomatà almeno qualcosa si sta vedendo, nel senso il quartiere è più pulito, si sta facendo la differenziata, la raccolta. Qualche segnale c'è. Senta, i De Stefano li conosce? No, io personalmente non li conosco. Però qui vivono qua un pezzo, non tutti, qualcuno vive qua. Si sentono ancora il loro peso, che sappia lei. Io non frequento molto questo, diciamo, io abito, anche perché io abito, non sono né nativo né cresciuto, perché sono tornato da pochi anni, perché ero al nord, lavoravo al nord. Il peso della mafia si sente o no in generale qui? Ma guarda, la mafia non è che, nel senso, allora, in questo momento è tutto tranquillo, nel senso pace. Non succede niente. E quindi la gente cammina tranquilla, esce. Pace o pace armata? Ah, questo non lo so. Guarda che io sono mancato tanti anni. Stava lei? Io lavoravo a Ferrara. Renzi, continui così? Ok, glielo dico a Renzi, va bene. Glielo dico. Che gli dico a Renzi? Di non avere paura, di continuare così, però di fare ciò che aveva promesso all'inizio. Tagliare molto di più. Tagliare, costi della politica. Costi della politica. Togliere quelli là che hanno rubato l'Italia. Quei politici che hanno rubato l'Italia. Allora, com'è questo quartiere? Lei ci vive? No, non sono di qua. Non... Dov'è? Abito dall'altra parte, diciamo. Quindi come quartiere non... E Stefano li conosce? Ha sentito parlare? Sì, vabbè, ovviamente sì, non li conosco personalmente, ma sentito parlare ovviamente sì. Ma è vero che comandano qua tutto? Ma questo, cioè, si dice questo, poi non si vive in questo modo, dico la verità. Cioè non si vive come se loro comandano, cioè uno viene normale. Cioè non si sente la loro presenza? No, ci sono, ma uno non avverte, cioè uno che vive e non ha a che fare con determinati ambienti non vive normalmente, va a fare la spesa, va e porta il bambino in giro, poi sicuramente ci sono ovviamente, però... Com'è il quartiere? Brutto. Abbandonato. Però qualcuno mi ha detto che qualcosa è migliorata, la raccolta differenziata, qualche... E che ne facciamo? Meglio di soldi, lavoro. Che non c'è. Senti, De Stefano li conosce? Così di visto. Come sono qua? Sono gentili? Si dice che siano un po' i padroni qua? No. Tutti mi hanno detto che sono molto educati, molto per bene, è vero? Che io sappia non è posto da bene. Vive qua da quanti anni? Io sono nato ad Archi. L'ha vista crescere? Sì. Com'è sto quartiere? Malo. Abbandonato. Abbandonato di tutto il Reggio. Ai politici? Sì, signore, sì. Senta, i De Stefano li conosce? No. La famiglia, sì, come no, se sta qui da una vita. Non pratico con nudo. Io non pratico con nessuno. Però sa che sono qua, li ha sentito parlare, no? No. Se lo Stato non fa niente, chi cresce? La mafia? La mafia. Esiste la mafia? Mafia, ladri. Allora, mafiosi, insomma. Tutta la regione
e Calabria sono tutte l'altre mafiose. Lei dice la mafia inizia là. Sì. Ma quanti anni vive qua? Vivo. Ma diversi anni, avevo 40 anni pure. La guerra di mafia, l'aveva le sparatorie, che succedeva? Sparatorie, c'erano morti, la guerra di mafia, c'erano i morti, i feriti. 800 dicono. 800? Tra tutto. Lei ne ha viste qualche sport? Tutta Calabria 800. Tutta la Calabria. Che clima c'era allora? Non si poteva girare o sì? No, si girava più o meno. Ogni tanto sparavano. Sì, si girava, non era proprio. Tutto qua. E com'è adesso il quartiere? C'è chi dice, devo dire, molti dicono male, qualcuno, pochi bene, pochi. Ma andiamo ai quartieri così, discretamente. E dicono, qualcuno dice qualcosa è migliorato, mi ha detto la raccolta differenziata c'è, un po' più pulito, è vero? Qualche cosa c'è di più, sì. Qualcuno me l'ha detto. Senta, i De Stefano li ha conosciuti ai tempi? I De Stefano così, non è che ero conoscente, che ero amici che ho qua. Sapevo i De Stefano, quelli che erano, è tutto qua. Qualcuno dice che sono i padroni di Reggio Calabria, qualcuno, qualche giornalista? Una volta i De Stefano erano quelli che erano, e non direbbe... Vi dico quelle che erano De Stefano. Se adesso? Avevano un nome, De Stefano. Adesso non lo so. No, non vi so dire niente. No. Chi comanda ad Archi? Ad Archi non vi so dire niente. No. Per l'ultima domanda, come lo vede il sud, la Calabria? Cosa deve succedere? In Calabria? Io non vedo niente. In Calabria non so. Che cosa devo... Pessimista o ottimista lei? No, mai sono pessimista, insomma, penso che si va bene in Calabria, non so, penso che migliora. Migliorerà, grazie. Prego. Ciao, tu lavori qua? Sì, al supermercato. E sei contento di avere un lavoro? Ad oggi sì, perché con i tempi che corrono, diciamo... E com'è la situazione di questo quartiere, il piano economico... Diciamo, sembra abbastanza tranquillo, anche perché comunque il supermercato bene o male lavora. Certo, è sempre la crisi, c'è da tutte le parti ormai, penso, no? De Stefano li conosci? Personalmente no. Vengono qua, li hai mai visti, sono clienti? Posso dirvi di sì, come io, perché... No, non sai chi sono. Bravo, capito, anche se li vedo magari non... Si dice che siano un po' i padroni di qua, ti risulta, hai sentito dire qualcosa? Ma ci sono le dicerie, diciamo, in giro. E poi... Bisogna vedere se è vero. Capito. Dal vivo mai visti, mai... Io personalmente, ripeto, la zona è tranquilla, io ho del lavoro sereno, diciamo, tutto tranquillo. Diciamo, fino a che dura così... Meglio così. Bravo. Grazie mille.